Carissime amiche web spettatrici, carissimi amici web spettatori, come promesso, siamo tornati subito in diretta. Ho collegato al telefono, purtroppo, per problemi di collegamento Skype, Diego Fusaro, filosofo che tutti voi naturalmente conoscete perché ha veramente un grande pubblico in televisione e poi anche per i libri che scrive, e per tutte le altre attività che fa, non ultima, anzi direi prima di tutte quella proprio dell'insegnamento, ecco, all'università. Infatti lui ha appena finito una lezione, può dedicarci pochi minuti perché poi deve prendere un treno. Carissimo Diego, intanto grazie e benvenuto su Salvo 5.0. Grazie caro Salvo, a te e a tutti quelli che ci stanno vedendo in Italia e nel mondo. Bene, allora senti Diego, io ho letto l'articolo che tu hai pubblicato, credo oggi, no? Sul Sì, Fatto oggi. Quotidiano. Ecco, l'ho letto e sono rimasto molto colpito perché in effetti quello che tu hai scritto, tu hai citato alcune trasmissioni televisive, in un certo senso l'ho potuto constatare anch'io stamattina mentre mi recavo a Torino per una diretta che ho fatto, ascoltavo una trasmissione su Radio 24. Uno speciale, diciamo, proprio su Pausolini, e per carità, non dico che ne abbiano parlato male, ne hanno parlato benissimo, però esattamente come tu hai citato, come hanno fatto appunto in trasmissioni televisive, non lo hanno citato per i motivi per cui probabilmente è stato ammazzato. Ecco, parlavano del fatto che lui amava giocare al calcio, che poi non gli passavano la palla e ha smesso di giocare, insomma, così, robe del genere. Certo. Ecco, invece, secondo Diego Fusaro, quali sono i motivi per cui bisognerebbe ricordare nel 40° anniversario della sua morte il grande Pierpaolo Pasolini? Ma intanto io dico a titolo personale, come Diego Fusaro, che trovo veramente tragicomico il modo in cui viene rievocato e celebrato Pasolini in questi giorni. Tutti i canali televisivi, radiofonici, a reti unificate si spendono in grandi elogi di Pasolini e al tempo stesso non fanno altro che ucciderlo una seconda volta perché lo presentano in forma decaffeinata e inoffensiva, come se fosse semplicemente un valente poeta, uno scrittore d'arte, no? Il culmine si è raggiunto ieri nella trasmissione su Rai 3 di Fabio Fazio, che è la trasmissione per inciso fatta apposta per l'anima bella della sinistra politicamente corretta. In questa trasmissione lo si è mostrato come un giocatore di pallone, come un personaggio un po' stralunato e mai ovviamente si è parlato del fatto che Pasolini era un critico feroce e spietato del potere, del fanatismo economico, della civiltà dei consumi. Mai si è detto del fatto che, come Pasolini mostrò in Salò, l'ultimo suo film, l'odierna società capitalistica costringe i suoi sudditi a mangiare merda tutti i giorni, torturandole le anime ancor prima che i corpi. Ecco, in pratica si è fatto con Pasolini in questi giorni ciò che già da tempo si fa con Che Guevara, cioè lo si mette sulle magliette, lo si glorifica e insieme lo si rende inoffensivo. La società di mercato digerisce tutto, no? Dirotta anche le voci più oppositive nei circuiti della manipolazione. Ecco, in pratica io ho scritto nel mio articolo sul Fatto Quotidiano che oggi si ricorda Pasolini encomiandolo e insieme lo si uccide una seconda volta anestetizzandolo. Io Ecco, credo. Diego, scusami, volevo chiederti, visto che una delle cose che a me hanno lasciato il segno maggiore da parte di Pasolini è la sua critica feroce proprio allo strumento televisivo, ecco, non ti sembra paradossale, drammatico, triste, in questo momento non mi vengono parole più pesanti di queste, il fatto proprio che il mezzo televisivo che lui criticava ferocemente venga utilizzato come arma proprio per annacquarlo, ecco, come tu hai detto. Certamente, Pasolini, peraltro in TV lo disse anche al cospetto di un Enzo Biagi incredulo e quasi sbigottito, smascherò esattamente il medium televisivo dicendo che la TV non è affatto neutra e puoi usarla bene o male. La TV è antidemocratica per sua essenza perché pochi parlano e tanti ascoltano e perché è un, come dire, è l'essenza del potere. Dell'odierno fascismo, cioè della civiltà dei consumi, perché oggi anche questo Pasolini ci insegna che è troppo facile essere antifascisti contro il fascismo morto e sepolto 70 anni fa e anzi diventa un alibi per non prendere posizione contro l'odierno fascismo della civiltà dei consumi. Ecco, per cui è molto importante riscoprire tutto Pasolini, cioè il Pasolini critico irriducibile della società dei consumi, il Pasolini che aveva capito quello che molta parte
parte degli intellettuali oggi non capiscono, e cioè il fatto che bisogna mettere in discussione il dogma del progresso, perché progresso uguale modernizzazione capitalistica, cioè chi sta col progresso oggi si trova a difendere tutte le, come dire, le conquiste, tra virgolette, che conquiste non sono, della società dei consumi capitalistica. Cioè Pasolini era per lo sviluppo e non per il progresso, cioè era per l'emancipazione umana che oggi marcia in direzione diversa rispetto a quella del progresso tecnocapitalistico. Questo è il punto, uno dei punti fondamentali da cui ripartire di Pasolini oggi. Diego, visto che devi lasciarci, sono le 53, ti faccio un'ultima domanda sperando che tu riesca a rispondere veramente brevemente. Cosa possiamo fare noi, soprattutto voi giovani, scusami, io avendo 49 anni, vedo che tu sei dell'83, l'ho capito dal tuo nome Skype, sei veramente molto più giovane di me, comunque diciamo mi metto io nei giovani in modo ovviamente non corretto. Noi giovani oggi, o magari chi si occupa di comunicazione come cerco di fare io nel mio piccolo, cosa posso fare per restituire un minimo di onore a quest'uomo che è stato ucciso 40 anni fa e che i media di oggi, che lui criticava, tentano di uccidere per una seconda volta? Ecco, qual è il modo migliore per te di restituirgli un po', una parte dell'onore che gli è stato rubato? Ma anzitutto tornare a leggere e a vedere Pasolini, sui film, e leggere le sue opere. E in secondo luogo non perdere di vista il fatto che Pasolini era un critico irriducibile della società dei consumi odierne, quindi non può essere reso compatibile con essa. Chi sta con Pasolini oggi deve stare contro il potere, contro quel potere che celebra Pasolini e intanto è pronto a uccidere, come fece già con Pasolini, altri dissidenti, silenziandoli, ridicolizzandoli, demonizzandoli, cioè producendo quella situazione di totale incapacità di vedere le catene in cui ci troviamo oggi. Per cui Pasolini deve essere recuperato tutto e non decaffeinato. Se mi consenti, chiudo questa nostra intervista con una brevissima citazione di versi di Pasolini, tratto da una poesia a me molto cara, Le ceneri di Gramsci, in cui Pasolini celebra la grandezza di quello che è stato un suo maestro ideale, cioè Gramsci, e a un certo punto scrive quanto segue, e con questo vi saluto. La luce del futuro non cessa un solo istante di ferirci, è qui che brucia in ogni nostro atto quotidiano angoscia anche nella fiducia che ci dà vita, nell'impeto gobettiano verso questi operai che muti innalzano nel rione dell'altro fronte umano il loro rosso straccio di speranza. Ecco, da Pasolini dobbiamo imparare a riaprire il futuro contro le logiche di un potere che mira a negarci il diritto al futuro. Diego, io ti ringrazio moltissimo per la tua disponibilità, continuo a sperare, non tanto per il mio piacere personale, ma per quello del pubblico che segue questo canale, che tu riesca ad organizzarti per regalarci magari un quarto d'ora alla settimana. Io ho già la sigla pronta, quindi eventualmente fammi sapere, ecco, credo che il pubblico piacere. Di Salvo 53 sarebbe veramente felice di un tuo intervento ripetuto, anche breve, perché so che i tuoi tempi, a causa di tutte le attività che hai, sono molto stretti. Io ti abbraccio, ti ringrazio moltissimo e a presto, ecco, veramente a presto anche in video. Un abbraccio e un caro saluto a tutti. Grazie, stammi bene, ciao Diego, ciao. Bene carissimi amici, io spero che voi abbiate apprezzato questo piccolo regalo che sono riuscito a farvi grazie alla disponibilità di Diego Fusaro. A questo punto io chiudo qui questa intervista, avrei anche tante altre cose da dire, ma le rimando al mi scappa alla diretta di domani, così preparo. Oggi ho fatto veramente tutta una corsa, Torino, l'intervista con Marco Saba, l'intervista con Diego Fusaro, mi devo preparare perché alle 19 c'è la rubrica Cos'è il denaro di Daniele Pace, quindi veramente tantissime cose, ma domani continuiamo a comunicare e a condividere informazioni. Grazie veramente a tutti voi, carissimi amici, e ci vediamo a questo punto. Voi, se volete, potete vedere qualcosa in diretta su Salvo 5.0 alle 19 con Daniele Pace, e poi c'è comunque la programmazione H24. Il successivo contributo in diretta sarà invece domani mattina. Per oggi è tutto, grazie a tutti voi, un abbraccio.